Eh sì, quest'altro mondo ha il potere di trasformare la città e di svelarne volti nuovi, portando allo scoperto associazioni, comunità di migranti, scuole e semplici cittadini in un clima fervente e di festa. E non ha lasciato di certo indifferenti le scuole, che hanno lavorato ai preparativi sin dai mesi invernali. Chi per le strade di Trento si è fermato ad ammirare gli striscioni colorati, forse non sapeva che questi erano frutto di un lavoro creativo e attento dei ragazzi dell'Istituto d'Arte Vittoria. Non solo striscioni, ma anche maschere di cartapesta, mosaici e decorazioni. Insomma, tutto quello che poteva servire per creare una scenografia degna di far sentire vivo a Trento e soprattutto al Parco di Martignano un pezzettino d'Asia.